Cari amici, benvenuti in questo video dedicato a Camp Buddy. Oggi è un video particolarmente significativo perché è l'ultimo video per quanto riguarda la ship di Hiro. Se vi ricordate, l'ultima volta abbiamo visto questa scena in cui tutti i membri del Camp Buddy, sia ragazzi che Scoutmaster, sono radunati di fronte al falò nella sera prima di tornare ciascuno alla propria vita. È passato un bel po' di tempo da quando sono entrato qui al Camp Buddy insieme a Hiro. Se ripenso a tutte le cose che sono successe durante il mio soggiorno qui al Camp Buddy, sembra ieri che sono entrato. Fare amici nuovi, partire all'avventura, fare tutte queste attività interessanti qui al campeggio e poi festeggiare come una grande famiglia. Anche nei momenti di sfida e nei momenti in cui ci sono stati dei fraintendimenti, Hiro è sempre stato al mio fianco. E pensare che siamo arrivati a un punto in cui ci siamo confessati il nostro reciproco amore è fantastico. Che cosa possa capitare in così poco tempo? Ero spaventato. Avevo paura che mi sarei potuto dimenticare tutte queste cose nel futuro. Ma questo posto mi ha fatto capire che quello che è veramente importante è godersi ogni momento al massimo, con tutte le persone che si amano. Anche senza tutte le foto che ho fatto, non penso che potrei mai dimenticarmi di questo campeggio. Lo so che tutti i ricordi che ho condiviso con Hiro e con chiunque altro qui dentro staranno per sempre nel mio cuore. È una sensazione dolce e amara dire addio a tutti quanti, soprattutto a Hiro. È vero che tutte le cose belle prima o poi devono finire, e adesso riesco ad accettarlo, perché so che alla fine ci sarà sempre un nuovo inizio, una possibilità di fare dei nuovi ricordi da zero. E fu così, ragazzi, che l'ultima volta abbiamo visto insieme questi titoli di coda che ci hanno fatto vedere che siamo arrivati alla fine dell'avventura al Camp Buddy, ma non alla fine della romance tra Keitaro e Hiro, perché c'è ancora qualcosa che dobbiamo vedere, ovvero che cosa è successo dopo la fine del Camp Buddy, ovviamente. E guardate quanto sono le persone che hanno reso possibile la creazione di questo gioco. Ci sono stati veramente veramente tanti patron che hanno finanziato questo progetto e si vede che è stato fatto veramente bene. Che tristezza però, accidenti. 10 mesi più tardi. Ehi, ciao mamma, sono tornato. Oh, bentornato tesoro. Come è andato a scuola? Oh, benissimo, ho fatto dei biscotti durante l'ora di economia domestica. Eccoli qua. Oh, ma sei un tesorino. Ma mamma, così mi spettini. E comunque sia, sono venuto qui il prima possibile. E come mai? Perché Keitaro mi ha detto che verrà a farci visita oggi. E sono così felice di essere arrivato prima di lui, non è fantastico? Ah, ma è bellissimo Hiro. Ormai Keitaro viene a trovarci almeno una volta al mese da quando, insomma, da quando è finita l'estate. Ah, quindi ci sono riusciti a rimanere insieme nonostante tutto. Spero che per lui non sia troppo faticoso, Hiro. L'ultima volta che è venuto qui sembrava parecchio impegnato con la scuola. Viaggiare così dalla provincia alla capitale non è proprio una cosa da niente. Sono praticamente 6 ore di strada. Deve essere anche parecchio costoso per uno studente come lui. Cavolo, 6 ore! 6 ore! La faccia della relazione a distanza. Lo so, mi sento sempre in imbarazzo quando dice che verrà a trovarci, ma allo stesso tempo sono così felice che lui venga, perché vuol dire che potrò passare del tempo insieme a lui. Come sta Keitaro, tesoro? Beh, a quanto pare bene. Ci sentiamo comunque molto spesso online. Non si dimentica mai di chiamarmi tutti i giorni. A volte facciamo anche delle videochiamate. Oh, giusto. Ora capisco perché hai sempre gli occhi incollati al telefono. E poi sono così contenta di vedere che dopo tutto questo tempo la vostra relazione sta sbocciando più bella che mai. Sì, Quando ha detto che arriverà? Non lo so, ha detto che arriverà oggi. Mi domando se potrei cucinargli qualche cosa, magari ho tempo. È passato un bel po' dall'ultima volta che ha assaggiato la mia cucina. Oh, mi sembra un'ottima idea, Hiro. Sono sicura che sarà contento di assaggiare qualcosa che hai preparato tu per lui. Tieni un po' di soldi, vatti a prendere gli ingredienti per il piatto preferito di Keitaro. E prendigli anche un regalo mentre ci sei. Oh, mamma, ma non dovevi? Va tutto bene, tesoro, dai, corri. Ti aspetta una lunga giornata. Va bene, grazie, mamma. Cercherò di preparare la cosa più buona del mondo per Keitaro. E così si stanno per rivedere finalmente. Una volta al mese si sono visti, dai, non c'è male. Eccolo! Ehi mamma, sono tornato, scusami se ci ho messo tanto. I fornelli della zia non funzionavano bene, così sono dovuto tornare a casa per finire di cucinare. Poi non sono riuscito a trovare un bel regalo per... Hiro! Keitaro! Ma sei già qui! Lo so, ho cercato di chiamarti, ma tua madre mi ha detto che hai lasciato il telefono qui. Keitaro è arrivato un'ora fa, tesoro. Gli ho detto che tu eri fuori a cucinare. Mamma, ma il cibo per Keitaro doveva essere una sorpresa. Non ti preoccupare, Hiro. Ogni volta che assaggio quello che cucini, sono sempre sorpreso di quanto sia buono. Oh, smettila, Keitaro. Ah, mi sei mancato così tanto. Hiro, mi stai abbracciando troppo stretto? È che ogni volta passa un'eternità intera prima che tu ritorni. Ma è soltanto un mese, dai. Oh, sei sempre così caldo e profumi di buono. Non lasciarmi troppo presto, ok?
Se no mi sentirò così solo. No, non vado da nessuna parte, io sono appena arrivato. Scusa mio figlio Keitaro, lo sai quanto diventa appiccicoso quando ci sei tu in giro? No, va tutto bene signora, non si preoccupi. Comunque sia, sembra che ti senta meglio ultimamente, no? Sì, in effetti è vero Keitaro, vengo curata in maniera molto efficiente. Sei sicura di non sentirti meglio perché ci sono io qui a prendermi cura di te? Ma certo, anche questo è un fattore determinante tesoro, ma non è l'unico. In realtà ho un piccolo segreto, Hiro. Davvero? Cosa, mamma? Beh, come voi due magari avete notato, le mie condizioni sono nettamente migliorate. Adesso sono molto più forte di prima. I dottori mi hanno parlato della mia salute di recente e hanno detto che questi trattamenti delle ultime settimane hanno fatto meraviglie. Erano talmente sorpresi di vedere che stavo guarendo così in fretta che a quanto pare mi basterà venire alla capitale 2 volte all'anno per continuare la cura di mantenimento. Cosa? Davvero? Ma è fantastico! E non è tutto, tesoro. È molto probabile che verrò dimessa dall'ospedale nel giro di una settimana. Davvero? Ma perché non me l'hai detto prima? Beh, volevo dirti la buona notizia quando c'era anche Keitaro, così saresti stato 2 volte più felice. Quindi questo vuol dire che finalmente stai bene? Esatto, tesoro. Oh, si è messo a piangere, ma che cucciolo. Non piange, tesoro, per favore. È che sono così felice. Anche perché questo significa che potremo tornare nella nostra città con Keitaro? Esatto. Oh, ma che bella notizia, potendo riunirsi finalmente. Keitaro, non è fantastico? Potremmo stare di nuovo insieme. Non dovrei più farti tutti questi chilometri per vedere me e la mia mamma. Sì, potremmo fare come i vecchi tempi, vederci tutti i giorni. Oh, e questo vuol dire anche che potremmo tornare insieme al Camp Buddy. Oh, mamma, possiamo andare al Camp Buddy? Per favore, possiamo? Yes. Non vedo perché non dovreste. Evviva, andiamo. Andiamo subito a iscriverci, Keitaro. Un attimo, tesoro. Ho già chiesto alla zia di stampare un paio di moduli di iscrizioni, visto che sapevo che sarebbe arrivato Keitaro. Lei verrà qui più tardi, li compilerete e potremo mandarli subito al campeggio. Una volta che li avete compilati. Oh, ma davvero? Ma che bello! Non me l'aspettavo! Potrò finalmente tornare al Camp Buddy. Anch'io non vedevo l'ora. Oh, che bello! Camp Buddy, stiamo arrivando! Qualche settimana dopo. Oh, ma ci siamo di nuovo! C'è la mamma che sta bene! Eccoci, ragazzi, al Camp Buddy! Evviva! Siete così carini con le vostre uniformi. Mi sa che entrambi non vedete l'ora di andare dentro, vero? Esatto, non possiamo farne a meno. Sono così contento. Abbiamo una vacanza estiva bellissima qui al Camp Buddy e con tutti i nostri amici. Grazie per averci accompagnato. Accompagnato qui, signora? Nessun problema, ma adesso sono sicura che voi siete abbastanza grandi per cavarvela da soli, vero? Assolutamente sì, mi prenderò tanta cura di Hiro, lo prometto. Oh, sono sicura che lo farai, sei così un tesoro. Adesso io vado, d'accordo? Ho ancora delle cose da fare. Voi due state al sicuro e ascoltate quello che vi dicono gli Scoutmaster. Sì, signora. Baci baci. Tua mamma è diventata molto più forte da quando siete tornati nella vostra città. Vero? Non devo neanche prendermi cura di lei per tutto il giorno. È diventata una super mamma come era prima. E questi chi sono? Giro? Come Super Giro? Ehi ragazzi, sbrigatevi o saremo in ritardo per l'assemblea. Ops. Ah, ti chiedo scusa per il mio amico. È così emozionato perché questo è il suo primo giorno. Nessun problema. Aspetta un attimo. Ma voi non siete i ragazzi che ci hanno venduto i biscotti l'anno scorso? Eh? Oh, ma certo, mi ricordo di voi. Ah, te l'avevo detto che saremmo tornati qui al Camp Buddy quest'anno. Ehi Connor, dobbiamo sbrigarci adesso. Ho sentito dire che ci sono tipo un centinaio di nuovi ragazzi là dentro. Non possiamo perderci niente. Ehi Giro, aspettami. Scusatemi ragazzi, ma ci vediamo dentro. Hai sentito Keitaro? Ci sono centinaia di nuove persone. Già, non ci posso credere. Mi sa che i nostri amici ci stanno aspettando allora. Lo so, non vedo l'ora di vedere tutti quanti. Dai, andiamo. Oh, che carini si tengono per mano. È il momento per una nuova avventura al Camp Buddy. E finisce così, con loro che stanno per vivere un altro anno qui al Camp Buddy, luogo dove si sono innamorati dopo anni e anni che sono stati amici. E finisce così, ragazzi! È finita davvero! Abbiamo visto il finale di Hiro! E direi che un finale migliore non potevo averlo, fatemelo sapere nei commenti, ma non so se questo sia il good o il perfect ending, ma è fantastico, voglio dire. Non solo sono riusciti a mantenere la relazione anche a distanza, ma adesso non sono neanche più a distanza, stanno di nuovo nella stessa città, si possono vedere quanto vogliono, come quando erano bambini, ma è fantastica questa cosa. Che poi in realtà, prima di lasciarci andare ai pensieri troppo tristi, mi avevate detto che potevo andare qui nello spogliatoio a bussare alla porta per vedere se qualcuno mi apriva. E infatti siamo nella stanza segreta
del nostro caro Keitaro. Che cosa abbiamo qui? Una mini gallery in cui possiamo vedere tutte le immagini speciali che sono state viste nel corso della run. Non tutte ovviamente, perché alcune chiaramente non le ho mai sbloccate. Queste qui sono tutte quelle, immagino, che riguardavano Hiro, ma non le ho viste tutte. Ne ho viste alcune, poi ci sono anche quelle di altri personaggi che ovviamente sono ancora da sbloccare. Chissà come si fa a sbloccarle tutte, mi sa che bisogna fare diverse run. Poi qui abbiamo lo stereo in cui possiamo scegliere quale canzone sentire. Noi di solito abbiamo ascoltato quelle sui procioni, perché sono quelle collegate a Hiro. Poi abbiamo una crepa nel muro qui. Cos'è sta crepa nel muro esattamente? Hidden crack? Cosa vuol dire? Ditemelo voi che io non lo so. Cosa ho appena sbloccato? E qui abbiamo anche una dressing room. Posso prendere un personaggio e cambiargli i vestiti? Ah, capisco. C'è anche la mamma di Hiro, il babbo di Felix. Felix. Posso anche scegliere la posa del personaggio. Che cosa carina. Ah, posso decidere come è vestito. Posso mettergli l'uniforme del camp buddy, il pigiama, il costume da bagno, l'uniforme da ginnastica. Ah, questa non lo dovevo cliccare. Posso mettergli la schiuma addosso, posso rimettergli finalmente le mutande, rimettiamogli anche i vestiti, l'uniforme che aveva usato lui per fare la festa in maschera e anche un uniforme da studente, immagino. Ma che carino vestito da studente. Invece lui al posto dell'uniforme da studente ha il grembiule. Beh, mi sembra giusto. E il costume da supergiro. Molto carino in realtà. Posso anche cambiare espressione ai personaggi. Ok, carino se volete rivedere tutti i vari outfit dei personaggi di gioco. Anche se qualcuno mi deve spiegare perché Yuri deve fare il bagno con la tuta da sub al mare. Ma va bene, sono problemi suoi. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se sapete questo crack nel pavimento, che cosa mi rappresenta questa crepa, perché sono molto interessata a saperlo. E così ragazzi siamo arrivati alla fine del percorso con Hiro. Secondo me è stato il finale migliore che potessi raggiungere, perché si sono dichiarati amore, sono messi insieme, adesso non sono più neanche una coppia a distanza ma stanno vicini. Quindi diciamo tutti arrivederci alla coppia Keitaro e Hiro e diamo il benvenuto alla prossima ship, ovvero Keitaro con Yoichi, che mi avete chiesto tutti a gran voce. Yoichi è un personaggio che in realtà mi sta molto simpatico, mi è sempre piaciuto. Voglio saperne di più sul suo conto, perché è un po' zunderino, quindi immagino che abbia tanto da nascondere e anche sia tanto coccolone. Però lo ammetto, dopo aver visto la ship tra Hiro e Keitaro, penso che tutte le altre ship mi faranno un pochino rimpiangere quella con Hiro. Quindi ragazzi, diamo un bel saluto tutti insieme a Hiro e diamo il benvenuto a Yoichi nel prossimo episodio di Camp Buddy. Ovviamente taglierò un po' di parti, perché magari già il party di benvenuto, altre cose ve le ricordate. Comunque sia, le parti con Yoichi le vedremo tutte insieme. Quindi un saluto dal mondo di Camp Buddy, grazie a tutti e alla prossima con il magico mondo degli amori tra ragazzi che circolano nei campeggi. Ciao! E mi raccomando, ditemi nei commenti se questo finale con Hiro e Keitaro che si tengono per mano al Camp Buddy vi è piaciuto. Io l'ho trovato molto tenero. Ciao ciao!